curazione di resistenza al condensatore bobina in parallelo. Nella volta precedente abbiamo parlato di resistenza al condensatore bobina in serie. Questa sera andiamo a pagina 25, lezione 17 oggi, risonanza in serie in parallelo. La lezione 17, salvo qualche aggiunta e qualche chiarimento, pagina 25 è il rifacimento della pagina precedente, se vogliamo, il rifacimento della lezione precedente. Perché? Perché si sente la necessità oggettiva di battere bene su questo concetto, in quanto una volta capito, dato che, come ripeto, è stato abbastanza pesante, me ne rendo conto, tant'è vero abbiamo finito quarto d'ora prima e ce ne siamo andati, che è inutile battere il ferro più di tanto. Questa sera era mia intenzione riprenderlo e in questa lezione si riprende, quindi riprenderemo l'argomento senza rifare tutta la lezione, riprenderemo le parti più importanti e andremo ad aggiungere due o tre cose, anche quelle molto importanti, sulle quali cominceremo a ragionare. Io ve l'ho sempre detto, ve lo ripeto, che cos'è una formula? È un modo più sintetico per esprimere un concetto. Quindi, l'altro giorno c'era in televisione su SAT 2000, hanno fatto un'esperienza, hanno preso tutte quelle persone che non hanno preso la maturità, perché si sono ritirati dalla scuola magari a 17, a 15, a 16 anni, quindi poi sono messi a lavorare, non hanno preso la maturità. Ne hanno preso un gruppo, 6 ragazzi e 4 ragazze, si sono inventati un college apposta per loro, quindi l'hanno tenuti lì a vivere dentro questo posto, mangiano, bevono, dormono lì e frequentano una scuola che gli ridà tutto quello che non hanno avuto. Quindi è chiaro però che è una scuola molto mirata, molto precisa, dove oltre a fare le materie curricolari, cioè quelle classiche, fanno pure qualche lezione di cucina, qualche lezione su come si coltiva l'orto, cioè anche cose complementari che sembrano non attinenti e invece sono estremamente importanti. Quindi in un anno, forse due, li portano alla maturità e quindi la prendono sicuramente, perché sono 10 persone con professori sempre diversi che cambiano, eccetera, eccetera, eccetera. E tutto è basato su prendere gli argomenti dalla parte più appetibile, no? C'era un amico mio che quando gli facevano i panini e la mortadella usciva fuori, prima mangiava mozziche tutta la mortadella intorno, che era visibile, e poi addentava il panino. Quindi le parti più appetibili sono quelle che riusciamo a gradire meglio. Su questo argomento la doppia lezione è giustificata dal fatto che sta cosa deve rimanere qua dentro. Allora, riprendiamo. Facciamo un sistema di assi e qui ci mettiamo su questo qui gli ohm, quindi le resistenze, e su questo qui F, le frequenze. Ecco, mettiamolo minuscolo così, F le frequenze. Allora, questo andamento qua si chiama XL, che sarebbe 2, cioè 2 per pi greco, diciamo direttamente 6,28, per F per C. L'andamento della reattanza induttiva è questo. Perché se scriviamo qui la formula XL è uguale a 6,28 che moltiplica F che moltiplica L, è una formula nella quale quando F aumenta, sto prodotto aumenta. Quindi 6,28 per 10 fa un numero, 6,28 per 50 per 10 fa un numero, cioè se F aumenta è un risultato che va sempre ad aumentare ed è rappresentato graficamente da una retta, da sta retta qua. XC invece c'ha questo andamento perché XC è uguale a 1.000.000, perché mettiamo la formula per la pratica, no? Diviso 6,28
che moltiplica F che moltiplica C. Scusa, quindi è per H la formula. Come per H? Per C. XL uguale 6,28 per F per C. Ed è questa. Non ti ho capito allora. Dimmi. Lì, ma parliamo di bobina. E C condensatore. Oh, no, se io non capivo, scusa. No, no, c'hai ragione tu, per L. Perché no, qua ho scritto per L. Qua ho scritto per L e là ci ho messo C. Non lo faccio più. Allora, quest'altra invece è l'andamento di X e C. Perché in X e C più aumenta F e più tende a diminuire il risultato, no? Quindi questa è XC uguale, metto XC senza mettere che cos'è, tanto XC sta scritto qua, d'accordo? Quindi è XL e XC. C'è un punto dove i due valori sono identici, quindi ommicamente sarà X, qui ci stanno XL e XC, si misurano in ohm, e come frequenza, questa frequenza particolare si chiama F con 0, frequenza di risonanza. Abbiamo visto poi il famoso diagramma dove abbiamo R, e questo vale per quella in corrente e con disposti in serie, ma in parallelo è la stessa cosa, invece delle resistenze saranno correnti, di R, e questo è IL meno IC, e questo qui è I tot, la corrente totale. Quando IL e IC sono uguali, è chiaro che questi due numeri sono uno che va su e un altro che da qua comincia e va qua. Quindi la differenza è sto pezzetto. Se sono uguali la differenza è zero, quindi questo diagramma diventa una linea in cui IR è uguale a IT. Facciamo lo schema adesso. Dove lo facciamo? Facciamolo qua. No, no, la radio no. Bobina, condensatore, resistenza e generatore di corrente alternata, L, C, R. Quindi, qui ve la metto per ricordarvelo, R, C, L, questi qui sono invece collegati, sono R, C, L, questi sono in serie e questo è in parallelo. Quelli in serie l'abbiamo visto, le formule sono simili, però in quella formula di R si va direttamente sulle resistenze, in questa si va sulle correnti, in quella lì si va sulle correnti, perché la corrente che cammina in L è opposta a quella che cammina in C. Nel momento in cui XL, le due correnti sono uguali, ovviamente IR è uguale a IT, cioè quest'angolo più tendono a diventare uguali, più quest'angolo tende a diventare zero, cioè si chiude perché questo lato qua non esiste. Fino a qua ci siamo, l'abbiamo visto la volta scorsa, chiaro? Beh. Abbiamo visto quindi quello e abbiamo visto una formula in particolare. Che cosa ci interessa in un gruppo LC? Quindi io qua cancello, Che cosa ci interessa di particolare in un gruppo LC? Ci interessa di calcolare quanto vale F con 0. F con 0 è una formuletta pratica uguale 159 diviso radice di L per C, in cui, in questa formula, metto la dimensione dei valori, F con 0 si misura in megahertz. Megahertz sono milioni di hertz. L si misura in micro R e C si misura in pico farad. Questa formula trova applicazione immediata in quel disegno lì sopra, va bene? Nel senso che se io volessi trovare qual è la frequenza di risonanza del gruppo LC, applico questa formula sapendo i valori e riesco a trovare su che frequenza risuona. Se quello schema lo trasformiamo in questo,
cioè lo schema della radio elementare, perché dobbiamo andare a capire, cioè vabbè, alla fine tutto questo a che serve. Me l'avete chiesto la volta scorsa ed è giustissimo saperlo, quindi diventa veramente la parte più appetibile, perché uno comincia a capire che stiamo parlando. Se io qui ci metto un'antenna, questa qui è la presa di terra, allora alla frequenza di risonanza, dato che la corrente che passa è solamente quella che passa, diventa tutta una rete dentro IR, quindi alla minima possibile, a minima, se vi ricordate la legge di Ohm, V uguale R per I, se l'impedenza o resistenza, noi dovremmo mettere Z, come è il rapporto con I? Il loro prodotto deve fare sempre V, quindi se I tende a essere molto bassa, Z diventa molto alta. Quindi la frequenza di risonanza per quella frequenza specifica Z è alta e quindi le correnti di quella lunghezza d'onda, di quella frequenza, non si scaricano verso massa, ma sono costrette a girare e andare qua. Cioè io, selezionando la frequenza, cambiando la capacità, vado a far risuonare quel gruppo LC, L questo, C questo, sulla frequenza che mi interessa ed è quella che andrò a ricevere. Questo l'abbiamo visto più volte, però ve lo ripeto per l'ennesima volta perché vi rimanga impresso. Adesso cancelliamo un attimo questo e andiamo a vedere. Andiamo a vedere un diagramma. Anche qui. Questo qui è F con 0. Allora, rispetto a F con 0, l'andamento, rispetto al punto F con 0, l'andamento dalla corrente è questo. Vabbè, fate un po' con i piedi, lo rifacciamo un pochettino meglio. Quindi questo qui rappresenta I, cioè I è minima, questa è la scala delle correnti, no? E questa qui è la scala delle frequenze. Nel punto di F con 0 la corrente del circuito è minima, ma essendo minima la corrente, significa che il diagramma invece di Z dell'impedenza è questo qua, si avrà l'impedenza massima, quindi Z è massimo e I è minimo. Essendo Z massimo, appunto, abbiamo spiegato anche matematicamente a questo punto, quella frequenza è solo quella passa agli stati successivi. Quindi la configurazione in parallelo è la mamma di tutte le battaglie, cioè tutti gli apparecchi radio riceventi hanno quel circuito in prima battuta, molti dicono il front-end, vabbè, è quello che sta in prima linea, è quello che è connesso all'antenna ed è quello che fa il primo ingresso e la prima selezione della frequenza da ricevere. Parliamo di ricevitori semplici, parliamo di ricevitori complessi, il discorso è un po' diverso, però il concetto è lo stesso. Perché adesso fanno dei ricevitorini grossi così, che non hanno nessuna selettività? Perché? Perché non ci mettono le bobine e i condensatori in ingresso, ma il tutto entra su dei filtri automaticamente, va avanti, eccetera, no? Allora quello come fa a diventare selettivo? Proprio una schifezza. Se uno davanti ci mette un gruppo LC, però non esiste un gruppo LC che vada da 1 mega a 500 mega, no? Ci vorrebbe qualcosa di molto, ce ne vorrebbero parecchi, ma se voi volete sentire una gamma e davanti ci mettete LC, fatti bene, quello diventa un selettore spaventoso, perché ha una curva di questa che poi diventa una curva di selettività che fa entrare solamente quel canale. Sempre in rapporto all'antenna. Sempre attaccata all'antenna, cioè se io ho un ricevitore scatoletta che ha un'antenna a gommino, levo il gommino, qua davanti ci faccio un circuito di questi, LC, adatto alla frequenza che mi sto ricevendo, è chiaro che se voglio ricevere i 7 mega, gli 80 mega e i 500 mega, non è che faccio un circuito solo, in teoria forse, ne faccio uno per uno per l'altro, nel momento in cui ho sto front-end, cioè, è quello il filtro, quello mi fa entrare solamente quello che voglio sentire, cioè esalta, fa questa operazione, quindi la massima Z allora fa passare solo quello, perché la massima Z fa come da pizzardone, da vigile urbano, devia verso il diodo il segnale che noi abbiamo selezionato. Ma questo è un esempio magari poco calzante, ma voi fateci caso,
i vecchi ricevitori, le bobine erano su dei nuclei d'aria così, di cartone bagherizzato, i variabili erano con le lamine belle distaccate, fresati, con un sistema ingranaggi per il movimento, e allora quella era una garanzia, perché allora la potenza era bassa, quindi dovevi avere un gruppo LC con dei componenti di qualità. Adesso, essendo aumentata la potenza dei trasmettitori, si è passata a cose meno importanti, però cioè, il tutto c'ha un limite, no? Poi arriva a un certo punto che il circuito d'ingresso diventa così, trasferimento puro, senza c'ha l'oscillatore interno che ti porta su quella frequenza e lui riceve quella. Cioè è come che prendi uno che non ci vede e per mano lo porti là, ma quello non vede niente. Se quello potesse vedere si aggiusterebbe meglio la cosa. Vabbè, al di là di questo paragone, abbiamo fatto la volta scorsa anche un calcolo. Ah, vabbè, questo ve lo ricordate, va? Abbiamo fatto un calcolo e abbiamo preso un paio di pezzi, abbiamo detto, supponiamo di avere una bobina che abbia 100, in onde medie 150, mettiamo 200 che è più bello, 200 micro R. Il condensatore è uguale, condensatore che va da 100 a 500 picofarad, quindi è variabile, no? Ecco, rifaccio qua lo schema, così abbiamo un confronto continuo. Diodo, condensatore di fuga, cuffia, questo è il condensatore variabile. Allora, questa è l'antenna e questa qui è la massa. Allora, il condensatore variabile significa un condensatore che ha una capacità che varia da 100 picofarad a 500. Secondo come lo giro, è quello che cercate le stazioni che avete su tutte le radio. La bobina è fissa. Allora io, se applico questa formula una volta per 100, una volta per 500, otterrà due frequenze come risposta, no? Applico questa formula due volte e otterrò un F con 0 A e un F con 0 B. Uno è la frequenza di inizio della gamma che riceve e l'altro è la frequenza di fine, perché lui ha quei limiti. Allora proviamo ad applicare la formula F con 0 A, chiamiamolo, è uguale a 159 diviso la radice di 200 per 100. Lo sto facendo per questo valore qua. È uguale a 159 fratto 200 per 100, 2000, 20.000, radice di 20.000 è 141. Mi fate 159 diviso 141? 1,1 megahertz. F con 0 B è uguale a 159 diviso la radice di 200 L, e ci stavolta ci metto 500, l'altro valore, no? Cioè i due limiti, è uguale a 159 diviso 5 per 2 radice di 1, 2, 3 e 4. Radice di 100.000 quant'è? 316, quindi è uguale a 159 diviso 316 fa 0,5. 159 diviso 0,5 megahertz. Quindi quel condensatore variabile per quelle due capacità mi fa in modo che quel ricevitore possa ricevere una frequenza che va da 0,5 MHz a 1,1 MHz, cioè da 500 lo scriviamo kilohertz, megahertz, kilohertz a 1100 kilohertz, cioè siamo in pieno nella gamma delle onde medie.
Quindi posso ricevere da 500 a 1100, posso. Tutte le frequenze intermedie le ricevo perché sono numeri che stanno compresi tra questo e questo, quindi applicando la... Mi stai scaricando il termometro? che tutte le frequenze comprese tra questo e questo. Va bene? Adesso entriamo un po' proprio nella radiotecnica, andiamo nella qualità delle cose. Allora, il risultato di questa schifezza qua, il risultato ideale, quello che noi ce lo sogniamo la notte e che non, purtroppo non ci è dato di avere, supponiamo che questa è F con 0, la curva di selettività, diciamo, la frequenza, la curva di selettività ideale per noi sarebbe una cosa così. Cioè si ha la massima sensibilità rispetto alla frequenza di risonanza, mettiamo che sia 999 kHz, questo è 999, che rimanga sintonizzato 2000 Hz prima e 2000 Hz dopo, cioè che prenda l'intero canale. Se io non ho, qui l'ho fatta addirittura retta, se io invece non ho un affare di questi, ma una cosa, la facciamo in rosso, così si vede la differenza. Ma c'è una cosa, una curva di selettività così, un patatone di questi. È chiaro che io da qua a qua sento la stazione che sta a 999 più quella che sta prima e quella che sta dopo. Quindi la selettività, che è connessa alla qualità di questi due componenti, è connessa al ragionamento di prima, ma il canale, cioè andando a ricevere una trasmissione che occupa in AM 6000 Hz, io dovrei avere meno 3000 più 3000, stare al centro e mi prendo 6000 Hz e passano solo quelli. Se la mia curva di selettività per una serie di motivazioni si allarga e invece di prendere 3 più 3, cioè 6 kHz in tutto, ne pia 14, sento Giovanni e Luigi. Cioè sento quello e quello vicino. Allora la selettività, cioè la capacità di separare una stazione da quella vicina, è connessa in maniera speciale sia al circuito ma alla qualità dei materiali. Allora tutto questo, se mi dite che va bene, cancello. Voi seguite il ragionamento sempre, perché adesso non è un ragionamento matematico, ma cominciamo a parlare di cose. Quindi vi dovete ricordare il significato di quello che ci siamo detti. Poi su questo, sulla selettività, ci torneremo, eh. Nell'ultima, nella prossima lezione, una lezione di ripasso, dove vi devo comunicare una cosa sola, una nozione, e poi andiamo a ripassare con i bits. Allora, se siamo d'accordo, cancello. Posso? Due concetti fondamentali. La larghezza di banda, cioè la capacità di avere una banda, l'ampiezza del canale il più stretto possibile. È chiaro che se io devo ricevere l'FM che trasmetta 150 kHz, la larghezza di banda deve essere quella. Se io ho una larghezza di, cioè ricevo un canale più stretto, l'FM non la sento, quindi deve essere una larghezza del canale ricevuto, il famoso disegno che ho fatto qua, che lo rifaccio come punto di riferimento. Cioè rispetto a F con 0, che è la frequenza di risonanza, un gruppo LC qualsiasi, quindi rifacciamo qua anche questo, rifacciamo lo schemetto, adesso andiamo con la radio più semplice del mondo, che è la radio a diodi, che una volta si chiamava radio a galena, perché invece del diodo c'era proprio il cristallo di galena, questa è L e questa è C. Diciamo che il cuore di tutto
è questo gruppo qui, è questo che decide, facciamolo pure variabile, che cosa fare entrare appresso, perché ha la massima impedenza sulla frequenza di risonanza e quindi è quella che si porta appresso. Bene, adesso andiamo a vedere un altro aspetto, cioè rispetto a F con 0, come faccio a determinare quanto è largo il canale? Cioè, com'è la curva di risonanza? Cioè, da qui a qui dovrebbero essere in tutto 6 kHz. In AM è perfetto. Se devo ricevere l'SSB è la metà, quindi deve avere un filtro molto, ma molto migliore per poter ricevere l'SB. Se devo ricevere la telegrafia sono 200 Hz, quindi deve essere proprio una lama di spada. Se devo ricevere l'FM 150, quindi deve essere una bestia, cioè deve essere molto largo. Quindi il sistema di ingresso è anche correlato a quello che devo ricevere. Bene, due concetti, uno si chiama Q o fattore di bontà. Q è uguale a XL diviso R, e B sono due formulette, queste non me le imparate a memoria, capitene il significato. F con 0 diviso Q. Allora, questo qui si chiama fattore di bontà, di qualità. Ecco, chiamiamolo, perché gli inglesi quality, perciò lo chiamano Q, di qualità. E questa qui invece è la larghezza di banda, ma per banda intendo dell'ampiezza intorno a F con 0, quanto ricevo, cioè quanto è grosso il canale che io metto in atto per funzionare. Allora XL-R significa che riferiti alla bobina il rapporto, ecco, no, finite di scrivere perché adesso non scrivete più perché le formule sono semplicissime, aprite le orecchie perché mo entriamo nel vivo della chiacchierata. Allora, fattore di qualità. La qualità riferita a XL, quindi riferita alla bobina, però prende in parte anche in esame la qualità del condensatore. In effetti, quel gruppo LC deve essere di massima qualità. Deve essere largo, deve essere ACI, deve essere, non deve essere come adesso che ci sta proprio, tutto quello che volete, ma deve essere anche di qualità. Significa che XL, cioè la reattanza induttiva di quella bobina, divisa per la resistenza della bobina in corrente continua, quindi quei milionesimi di ohm, quei millesimi di ohm che rappresentano il filo che ho utilizzato per fare la bobina, deve essere un numero il più alto possibile. Quindi se ho un Q, fattore di qualità molto elevato, che cosa avrò di conseguenza? Che la larghezza della banda è data dalla frequenza di risonanza diviso Q. Quindi più Q aumenta e più mi si stringe, quindi riesco a selezionare bene. Questo Q come si ottiene? Allora, facendo la bobina su nuclei un po' ampi, no, supporto 1 cm, no, supporto 3 cm. E facendola di filo, non filo troppo, facendola di filo un po' grande, insomma, ecco, di sezione importante, perché aumentando la sezione, l'abbiamo detto con Valentino ieri, aumentando la sezione diminuisce la resistenza, quindi mi diminuisce questo, mi aumenta un pochettino questa qua, quindi il fattore di qualità è notevole. A questo punto, io non so se qua ho fatto un esempio, no, non l'ho fatto, lo facciamo adesso, giusto per vedere due numeri, no? Supponiamo che F con 0 è uguale a 159 diviso radice di L per C. Non lo voglio sapere, abbiamo fatto i conti e è venuto fuori che F con 0 è uguale a 7,1 MHz. 7,1 sono 7500 kHz, è la gamma dei 40 metri dei radioamatori. No. La gamma dei radioamatori va da 7 a 7,2. Quindi 7,1 è il centro della gamma dei radioamatori, va bene?
abbiamo fatto una bobina e ci siamo calcolati la resistenza, il fattore di qualità è venuto fuori, adesso non facciamo formule, cerchiamo di seguire i concetti, adesso abbandoniamo il discorso matematico, seguite, il fattore di qualità è venuto fuori 300, chiamo un numero a caso, no? La larghezza di banda B è uguale a F con 0 che è 7,1, come lo dai in megahertz qua? Vediamo un pochino. Beh, vabbè, lo dobbiamo mettere in kilohertz perché così sennò non è perfetto. Perché il risultato è in kilohertz. 7,1 significa 7100 kHz diviso 300 è uguale, 300 è Q, no? Il fattore di qualità. Come fai? 23,6. 23,6. 23,6 kHz, che significa? Che non è 6 kHz. È un patatone, è un patacone così. È molto larga. È molto larga. Adesso prendiamo questo e lo facciamo diventare B, è la larghezza di banda, no? Quindi è in kHz. Se questo è in kHz, questo qui è in kHz. B uguale 7100 diviso a 900 è uguale. Ci siamo all'incirca, però come l'abbiamo ottenuto? Aumentando la qualità dei materiali. La qualità comporta oggetti grossi, quindi fa cazzotti con la miniaturizzazione alla quale si tende adesso. Perché un vecchio ricevitore che ha 30 anni fa ancora la barba, capelli, sciarpo, tutto gli fa a un ricevitore attuale? E fa pure 20 kg. Sì, va bene, da qualche parte deve prendere la storia. Fa pure 20 kg. Io vi farò vedere un ricevitore che va a casa perché amo fare ascolto più che trasmettere. Era prodotto nella Repubblica Democratica Tedesca prima del crollo del muro di Berlino, però lì copiavano dai cugini, dai fratelli praticamente, copiavano dalla Siemens. Ed è un ricevitore che mette paura. Mette paura perché va da 14 kHz fino a 30 mega, sintonia continua, display, eccetera, 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 e ha una selettività spaventosa, addirittura riducibile, cioè tu che vuoi, più o meno 3000, più o meno 1500, più o meno 500, più o meno 200, tu tic, 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 riduci, e quello, za, 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 riesce a fare il filtro, riesce a stringere, secondo come tu ce lo porti, quindi puoi sentire la M, l'SSB, l'FM, lo allarghi molto, eccetera, eccetera. Supponiamo che io debba fare questo discorso alla rovescia. Dice, non devo essere selettivo. Perché? Perché la larghezza di banda è spaventosa. Vado in FM. Allora che faccio? In parallelo alla bobina ci schiaffo, fisica proprio, una bella resistenza. Che succede? Che mi aumenta questo. E quindi il fattore di qualità mi diminuisce. Se qua il fattore di qualità faccio in modo che non sia 300 ma sia 50, 7100 diviso 50 fa, ecco, cancello il risultato perché non è più questo, ...142 kHz. Questo è buono per sentire l'FM, tant'è vero, i gruppi di sintonia dell'FM non sono gruppi di grande qualità, perché non lo devono essere, sennò hanno la larghezza di banda è troppo piccola, troppo stretta, quindi mettendoci lo zavorrone lì, ci stanno proprio delle belle resistenze di qualità, non è che anche quelle sono... E quindi in quel modo riescono ad avere una larghezza di banda adatta al segnale. Voi pensate che i gruppi del televisore... Allora, tutto questo discorso è molto... diventa più comprensibile quando noi cominciamo a dire, allora il CW, che è la telegrafia, 200 Hz, la banda, l'SSB 3000 circa, 3000 Hz, 3 kHz, la M è uguale a 6000, perché la M, osservazione che dice Roberto, quando ho detto questo è la modulazione in AM, dice, ma perché ce ne mettono due? Perché la M va così, in SSB praticamente ne mettono una sola,
o Uber USB o LSB Lower, o sopra o sotto, tu scegli, guarda, con quella zona, perché i ricevitori ricostruiscono quella del Mac e tu senti, che è chiaro, se quella è uguale a quell'altra è inutile che te la trasmetto tutte e due. Nel ricevitore tu te la ricostruisci quella che manca, quindi questa qui è la M completa con due bande laterali, e poi ci sta l'FM. L'FM si va da 12 kHz fino a 150. Gli apparecchi per gli amatori sono 12,5 kHz, perché là ci devono stare tanti canali. Le radio private 150, perché là canale destro, canale sinistro, alta fedeltà nel canale destro, alta fedeltà nel canale sinistro, e quindi devi trasmettere un'informazione completa. La televisione, la TV, c'ha un canale di 7 MHz, canale largo 7 milioni di Hz, per chi ci sta, dal bianco al nero e dal bianco a tutto il colore. L'audio, il sincronismo e l'allacciamento del sincronismo. Quindi, ti devo dare un'informazione importante, allarga quella. I gruppi di sintonia della televisione non hanno, hanno delle bobinette che hanno un diametro, se qualcuno è capitato in mano un vecchio gruppo TV, vecchio di quelli con le valvole, le bobine hanno il diametro di 6 o 7 mm, non di più. Quindi il concetto di fare grossi diametri non è possibile, perché se fosse così avrebbero un Q eccezionale e non riuscirebbero a vedere tutto, perché parte del messaggio sparirebbe, no? Tu ti piazzi al centro di 7 mega che vedi? Niente. Tu invece devi avere l'apertura di 7 mega. Ecco, cominciamo a entrare nei concetti. Adesso le formule ce ne sarà uno ogni tanto, adesso sono soprattutto ragionamenti e concetti che possiamo affrontare perché ci siamo messi in tasca queste nozioni, ovviamente, altrimenti posso cancellare? Allora, cancelliamo qua. Aggiunta sulla larghezza di banda, la larghezza delle varie tipi di informazione è importante per sapere io che cosa, quanto deve essere selettivo il ricevitore, va bene? Ricordatevi quindi che il fattore Q è il fattore di qualità e va a incidere in maniera determinante sulla larghezza della banda che passa in quel tipo di circuito. È chiaro che elettronicamente non ci sarà mai un solo circuito come quello della radio elementare, c'è un primo circuito, poi passa il secondo, poi passa il terzo, in modo che il filtro sia ripetuto, perché non è che parliamo, dice, noi che vorremmo che il diagramma di selettività fosse un rettangolo, in modo che appena fuori da questa frequenza qua, tam, si sente più niente. Non esiste al mondo, il diagramma di selettività è sempre a campana, però sta campana può essere stretta o larga, quindi su questo non ci piove. Allora, ritorniamo a noi e andiamo ad aggiungere un'ultima notizia. Questa notizia mi darà dei grossi dispiaceri, perché mi fa capire dove che pigliamo le fregature dall'Enel. Questo è un po' un passo indietro, no? Si chiama fattore di potenza. Allora, ridisegniamo, questo lo potete vedere anche senza prenderne appunto. L'importante è una formuletta alla fine che è molto, molto semplice. Allora, mettiamo, no, rosso no, pare brutto perché poi l'ha detto il boss, non si vede, 1, 2, 3, questo e questo. Allora, mettiamo in serie R, C, L. Z è uguale a radice quadrata di XL meno XC, questa cosa l'abbiamo fatta al quadrato, più L al quadrato. E poi abbiamo detto che il tutto gioca qua. Questa è R, questa è XL meno XC e questo qui è Z. Allora, guardate la differenza tra l'ipotenusa e questo cateto, no? È chiaro che più è grossa questa e più ci abbiamo impedenza. Ma il circuito di casa dell'elettricità non va sull'impedenza, va sulla resistenza. Allora, se abbiamo delle cose fatte male all'interno dell'impianto, cioè ci arriva un segnale
sfasato, perché il fatto dello sfasamento è la mamma di tutte le battaglie, noi abbiamo XL e XC. Va bene? Nel momento in cui XL e XC si annullano, allora Z è R uguale a Z, quindi abbiamo il massimo rendimento. Quindi quello che noi utilizziamo attaccando le prese è R, quello che noi paghiamo è Z, perché Z è come ce la portano al contatore di casa, no? Quindi più è piccolo quest'angolo e più R si avvicina a Z, man mano che questo scende è chiaro che Z tende a diventare della dimensione di R. A quel punto avremo il massimo rendimento. Allora io qua, se prendete questo, ho fatto un calcolo in cui alla fine esce fuori che Z è 150 ohm. Z è 150 ohm. R l'avevamo messa, no, R è 150. Oddio, non ci vedo più. Z 180. Ah, ecco. Beh, ma questi sono gli occhiali. Allora, Z 180 e vai. Z 180 e 180 e R 150 ohm. Allora, il fattore di potenza, quello che viene detto φ fattore di potenza, è il rapporto tra R, quindi φ fattore di potenza, φ è uguale a R diviso Z, è uguale a 150 diviso 180. Il fattore di potenza più bello del mondo è 1, quando tutte e due sono uguali però. Quando non sono uguali, dato che normalmente R è più piccolo sempre di Z, ma fate sto conto qua. Lo dice qua. Ah, lo dice qua. Quanto è? 83. 0,83. Quindi il rendimento è come dire dell'83%. Questo viene chiamato anche coseno di φ, è uguale a 0,83. Per coseno è almeno 1 più, può essere 83 così, dovrebbe essere una tangente. E quindi siamo. Che cosa significa? Senza parlare fattore di potenza, detto anche coseno di φ, o fattore di potenza, qui sotto lo metto in un'altra formula, dove il fattore di potenza è la potenza reale P diviso PA. Quindi questo è il fattore di potenza. Fattore. P è P uguale potenza reale, cioè quella che veramente posso utilizzare, e PA è uguale potenza, viene chiamata apparente. Va bene, quindi io realmente posso utilizzare R 150, ma quello che mi arriva, che devo gestire, è 180, quindi la potenza apparente, che sembra che sia quella, è 180, ma quella reale è 150. Più il tutto tende a 1 e più va bene. Sulle bollette c'è scritto che l'Enel garantisce un coseno di φ, lo metto, vabbè, quello è maiuscolo, continuiamo a metterlo minuscolo, un coseno di φ uguale a 0,96 o 98 mi pare addirittura. Quindi vicino all'unità, quindi l'Enel riesce a darci la corrente quasi al 100%, ma quello dipende proprio dal circuito. Non può essere, anche uno bravo che non si chiamasse Enel ma Giovanni, non ci può dare meglio di quello, perché e adesso andiamo a vedere perché. Usciamo dalle formule, andiamo sempre a vedere i concetti. Quello che ci arriva è induttivo, perché ci stanno i fili che ci portano la corrente, ed è capacitivo, perché c'è un rapporto tra i fili e il terreno. I fili col terreno formano un condensatore. Allora, se arriva uno sfasamento molto induttivo, e normalmente è molto induttivo perché, diciamo, chi fa il passo, chi fa il passo del leone, i fili, no? Quindi la parte induttiva è sempre preponderante sulla parte capacitiva. All'ingresso, dove stanno i tre dischi passamuro della 20.000, un bello scatolone pieno di condensatori, tutti messi in serie, che si chiamano condensatori rifasatori, perché praticamente lo sfasamento che produce un fattore di potenza meno di 1, molto meno di 1, più è sfasato,
è più il risultato è basso qua, non andiamo a 0,83 ma a 0,70, 0,60. Allora come faccio a rifasarlo? Se preponderantemente diciamo uno sfasamento dovuto ai fili, quindi induttivo, ci mette in parallelo dei condensatori all'ingresso e questo mi riporta indietro, quindi le due sinusoidi. Uno e due. Questa qui è la tensione, per esempio, la corrente sfasata, perché parte dopo, per esempio. Più riesco a riportare questa qui indietro, come ce la riporto indietro? Mettendo, vi ricordate qua, alla fine XL meno XC, se io ci metto a un XL enorme, ci piazzo un bel XC insieme, dato che va dall'altra parte, rifasa la corrente, si chiamano condensatori di rifasamento, condensatori rifasatori, che servono appunto a compensare quello. Quindi in tutte le linee elettriche particolarmente importanti, all'ingresso di utilizzatori grossi, ci si mettono dei bei condensatori, chiaro, delle batterie di condensatore, ce ne mettono uno, dovrebbe essere grosso come un vaso d'espansione, una specie di autoclave dovrebbe essere. Come quelli che si vedono Cuba America attaccati ai tralicci, no? Beh no, quello è proprio il trasformatore, quello è il trasformatore da palo. Anche in Italia si usavano, poi hanno detto facciamo le cabine che è meglio. Quello è il trasformatore su palo. Il trasformatore sì, sì. Il trasformatore ha le tre fasi, dentro c'è l'olio, l'olio fa da isolante, quindi ogni tanto se levano gli indotti dentro, rimane secondario. Non è che se la bocca si filtra, perché l'olio con l'utilizzo assume delle sostanze acide particolari che sono conduttrici. E quindi diminuiscono l'isolamento del. Ci sono macchine filtra olio, si chiamano, una specie di lo levi e lo rimetti. O se no dovresti levarlo tutto e cambiarlo tutto quanto, ma insomma l'olio del trasformatore ha un costo. Allora, io ho lavorato a consorzio di bonifica, hanno 23 impianti idrovori. All'ingresso degli impianti idrovori su tutti ci stanno delle batterie di condensatore. Ma se voi andate a vedere quelli che stanno a Mazzocchio, vi mettete paura, perché sono in funzione di quello che ci attacchi appresso, perché se tu appresso ci attacchi dei carichi importanti, ovviamente c'hai dei grossi consumi di corrente e delle grosse tensioni che ti arrivano, e quindi devi rifasare molto, va bene? Quindi che cos'è il fattore di potenza? È il rapporto tra la potenza reale e quella apparente, cioè la potenza reale che io utilizzo effettivamente e quella apparente, cioè quella potenza che apparrebbe sugli strumenti, che a me mi arriva X, ma invece io utilizzo solamente quella reale. L'Enel, come ripeto, garantisce, perché l'Enel i condensatori di rifasamento li mette a monte sulle linee, li mette per le cabine, quindi non è che noi dentro casa andiamo a due sberle così, no, non troviamo niente, perché ce la danno già rifasata, arrivando a coseno di Φ a fattore di potenza pari a 0,98. Quindi praticamente allineate tensione corrente, quasi allineate. Va bene? Se l'impianto è fatto con i piedi, scendiamo a fattori di potenza di questo tipo. Significa che qua il 17% lo consumiamo così, a uffa. Cioè noi paghiamo su 100, ma consumiamo su 83. Ci siamo? Ecco, 7 meno 5, quindi basta così. La volta prossima, lezione di ripasso, solo una cosa vi devo dire sul tempo, sulla costante di tempo, e poi facciamo il ripasso. Vedrete qui, pagina 26, c'è un esercizio su un trasformatore, se lo fate non lo fa male, non è che ci fa l'esercizio dove mi sento male, no? Poi lezione 18, ripasso generale. C'è, ripeto un'altra volta, il Q e B, perché queste due cose poi ce le ritroviamo sempre, per fare la costante di tempo, cioè mettendo in serie una resistenza e un condensatore, il condensatore si carica e si scarica sulla resistenza, quindi se il condensatore è grosso si carica molto, se la resistenza è di 500 megaohm, prima che si scarica ce ne vuole, e questo è sempre il discorso del flash, per esempio. Poi vabbè, esercitazioni, e poi andiamo a pagina 30, andateci un attimo, ci sta la prima serie, la seconda serie l'abbiamo fatta, e c'è la terza serie, che sono gli esercizi di ripasso che faremo
martedì prossimo. Va bene? Ok. Gli esercizi sono importanti, perché io negli esercizi tutto quello che abbiamo detto lo vado a concentrare sul quiz. Quindi trasferisco quelle cose sul quiz. Magari sul quiz c'è detto lievemente diverso, esce fuori qualcosa che abbiamo accennato, io ve la spiego. Quindi partecipare al ripasso con quiz è estremamente importante, perché andiamo proprio a prendere la parte teorica e ad appiccicarla sui quiz. Allora, no? Rimpacchettiamo l'oggetto. Vi vedo un po' poco.